domani a colazione? Scegli la ciambellina. Giulio, vieni a scegliere anche tu. Quanti dolcetti? Finalmente siamo tornati a casa e vi faccio vedere tutto quello che ho preso. Latte, 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 perché era 7 euro, è difficilissimo trovare latte Melin a 7 euro, quindi abbiamo fatto un po' di scorta. Ciambellina che è diventata una frittellina, ma va bene, buona lo stesso. Birra, questa qui. Ancora birra, no scusate, questo è vino, questo qui. Poi qui abbiamo una curcuma, qui abbiamo della paprika, poi questo qui per lavare le mani, antibatterico, che era in offerta. Ancora birra, ancora vino, ancora birra. Questa noi la chiamiamo Nutella, anche se non è la Nutella, è la Novi, 45% di nocciole, deliziosa. Poi questo detergente, doccia, shampoo biologico dopo piscina, vabbè chi se ne frega della piscina, per usarlo tutti i giorni, insomma poi in effetti è estate, noi andiamo in piscina tutti i giorni, quindi ci sta, va bene. Dopo sport, ok, facciamo sport in piscina, quindi ci sta anche questo. Poi questo, doccia bagno all'amido di riso, questo per tutta la famiglia, neonati, Giulio, Susi, Sofia, Mattia, io e mio marito, fantastico. Altra ciambellina che è rimasta ciambellina, non si è trasformata lei. Parmigiano reggiano, che furbi, siamo stati a Reggio, mi sono dimenticata di prendere il formaggio da portare a casa, vabbè pazienza. Questi biscotti che sono i miei preferiti in assoluto, perché adesso faccio vedere gli ingredienti, chi mi segue sempre in tutti i miei video, soprattutto vlog, lo saprà. Ingredienti, farina di frumento integrale 73,6 e dopo abbiamo lo zucchero e sono fatti benissimo. Non hanno al primo posto lo zucchero e guardate quanta farina di frumento hanno, fantastici. Poi non so se ve l'ho fatto vedere, non mi ricordo più, questo filone integrale 100% farina italiana con lievito madre, questo la prima volta che lo compro, quindi non saprei. Poi un'altra ciambellina che si è trasformata in non so bene cosa, questa l'aveva in mano mio figlio. E poi Giulio mi ha chiesto la panna montata, io ho preso questa qui, latte di pascolo e buonissima, della Campina, Campino, e questo font non capisco mai se è una o un O, comunque questa. E spesa fatta, noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi, commentate sotto perché amo tantissimo leggere tutti i vostri commenti e mi raccomando mettete pollice in su.